Era l'8 settembre 1970 quando Monsignor Venezia, vescovo di Avellino, su intuizione di padre Innocenzo Massaro, benediceva la prima pietra del Roseto. Oggi la Casa Albergo RSA di Avellino compie 50 anni, mezzo secolo di dedizione e impegno nell'assistenza materiale e spirituale agli anziani. Da questa intuizione carismatica del padre si è mossa tutta la città di Avellino, sostenuta dal Terzo Ordine Francescano dell'epoca, che ha mobilitato la carità di tanta gente, che ha messo a disposizione risorse economiche, la famosa 1.000 lire al mese che le collettrici andavano a raccogliere proprio famiglia per famiglia, casa per casa, facendo una vera e propria gara di solidarietà, un miracolo della Divina Provvidenza. In cassa c'erano soltanto 17.000 lire all'epoca e da quel seme è nato poi questo albero così fecondo e fruttuoso. Le prossime sfide sono l'accreditamento presso la Regione Campania e il riammodernamento della struttura, che nei mesi più duri dell'emergenza Covid si è posta come un modello organizzativo e sanitario. Abbiamo impedito a tutti di accedere, anche purtroppo ai parenti dei nostri anziani, però è stato un sacrificio necessario. Non abbiamo consentito l'accesso ai fornitori, non abbiamo consentito l'accesso neanche ai ragazzi del servizio civile che abbiamo sospeso per l'occasione. Ai nostri operatori abbiamo chiesto un grande sacrificio, quello di fare dei turni massacranti, però questo ci ha consentito di isolarci totalmente dalle esterno e quindi in qualche modo di raggiungere una situazione di sicurezza.